Più cresco, più mi rendo conto che la vita è un po' come un gioco a livelli. E niente, oggi voglio prendermi questo momento con voi in cui chiacchieriamo a letto di domenica con i pancake alla zucca, uno smoothie molto autunnale e un po' di skincare. Ultimamente mi sono successe tante cose che mi hanno fatto realizzare proprio appieno il concetto che la vita è un po' come un gioco a livelli. Fino a quando non passi determinate cose è come se tu non potessi passare a livello successivo. E credo che tutte le cose belle e brutte che ci succedano nella vita alla fine servano semplicemente per insegnarci qualcosa e che se tutto ciò che ci succede succede per un motivo, credo il motivo sia appunto quello di passare sempre a livello successivo. Qualche settimana fa mi sono trovata nelle mail una mail della scuola che appunto sostanzialmente mi diceva che ero stata praticamente espulsa, comunque si avevano cancellato la mia richiesta d'ammissione, di iscrizione, per delle cose burocratiche molto stupide, molto facili da risolvere in realtà. Però sul momento mi sono trovata in crisi perché ho avuto paura di perdere la possibilità di laurearmi in tempo. Per chi non lo sapesse, per chi non mi conoscesse, mi sto laureando, sto scrivendo la tesi, sono letteralmente in fondo e quindi quando ho letto questa mail ho detto oddio, no, un altro ostacolo, no? E da quando ho iniziato l'università ho avuto veramente tanti ostacoli nel continuare l'università, ho avuto anche tanti ostacoli nel mio lavoro, che è il lavoro dei social, nel creare contenuti, nell'avere successo con i contenuti che creo, nei video che faccio. Però se dovessi guardare in maniera oggettiva tutte queste cose che mi sono successe, tutte queste difficoltà, ogni volta che sono riuscita a sbloccare una difficoltà, sono riuscita a passare a quella successiva. Al livello successivo, che significa tante cose positive, perché sono tante nuove possibilità, tante nuove opportunità, tante nuove cose che puoi fare, ma allo stesso tempo anche tanta responsabilità di tanti nuovi step difficili, decisioni difficili, cose difficili che ti devi trovare ad affrontare. E quindi se in questo momento ti sta succedendo qualcosa di difficile, non sai come affrontarlo, non sai come gestirlo, il mio consiglio è quello di vederlo un po' come un gioco, di non prenderlo troppo seriamente, di non prendere troppo seriamente niente di quello che ti succede nella vita, perché è con quella pesantezza che tendiamo a vedere i problemi come tali, quando magari non lo sono. Semplicemente sono appunto delle prove per passare a livello successivo. E non so perché, magari molte persone riescono a farlo molto bene con i videogiochi, ma poi non riescono ad applicarlo alla vita vera. Ovvero, quando ti trovi davanti a una difficoltà, la vedi semplicemente come un problema, come un segno dall'universo che devi smettere quello che devi fare, quello che vuoi fare. Ci tendiamo a mettere tutta questa pressione, tutta questa paura, tutte queste difficoltà in cose che magari non sono neanche dei veri e propri problemi, in cose sulle quali noi non abbiamo controllo alla base, no? E quindi nel video di oggi voglio darvi un po' di consigli su come io riesco a passare a tutti questi da un livello a un altro in maniera abbastanza veloce e quindi sostanzialmente come riesco a progredire costantemente nella vita senza bloccarmi davanti alle difficoltà, ma decidendo di prendere delle azioni che effettivamente mi portino a livello successivo e non mi facciano rimanere bloccata in questo loop di paura, ansia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che ruolo hanno le altre persone nei nostri cambi di livello? Cioè, quando noi cambiamo livello, si intende solo come una cosa interna, quindi che succede a noi e soltanto a noi, o è un qualcosa che include tutte quelle persone che si trovano nel nostro livello? Ok, quindi nel livello che noi stiamo oltrepassando. Questa è una domanda secondo me interessante che mi sono autoposta, no? Cioè mi sono detta, ma cosa fa sì che io cambi di livello? Cosa rende possibile questo upgrade nella mia vita? E in un certo senso ha sfiorato la mia testa il fattore altre persone, no? Quindi le persone che fanno parte della tua vita in quel momento. Se cambi con le persone, cambia livello. E secondo me, dopo un'attenta riflessione al riguardo, penso che non sia così. Penso che quello che cambia, quello che fa cambiare, ci fa cambiare di livello da una parte all'altra della nostra vita, sono dei cambiamenti che creiamo noi e che partono da dentro di noi.
Le persone che ci stanno attorno sono semplicemente una conseguenza di quello che noi abbiamo dentro, ma non è perché quelle persone sono nella nostra vita che noi cambiamo, ma al contrario, le persone intorno a noi cambiano a seconda di quello che noi siamo. E quindi è normale che da un momento all'altro della tua vita tu prima ti trovi a frequentare determinate persone e poi ti trovi con persone completamente diverse, con passioni completamente diverse, con atteggiamenti completamente diversi. Scusate. Amore? Ah, le recupero. Vai, ciao ciao, ti amo. Love you. Leonardo si è dimenticato le chiavi attaccate alla porta. Quindi, dicevamo. Quindi sostanzialmente tutto parte dal nostro cambiamento e il nostro cambiamento poi cambia tutto quello che ci sta intorno a noi, ok? Ed è per questo che secondo me nelle relazioni invece tra te e la tua anima gemella, ok? È proprio vero quando dicono è importante cambiare insieme, ok? Perché altrimenti ovviamente tu cambiando, se tu non includi nel tuo cambiamento la persona con la quale stai, è normale che poi a un certo punto i due si lascino, perché se non avete fatto un cambiamento insieme, ok, non avete condiviso quel cambiamento, non avete incluso il partner nel cambiamento, è normale che anche poi questo cambi. E secondo me è un qualcosa al quale tutti dobbiamo iniziare a fare più caso, questo fatto dei livelli, no? Cioè del cambiare livello e cercare di capire chi vogliamo portarci attraverso tutti questi livelli? Chi vogliamo portarci dietro mentre evolviamo nella versione migliore di noi? E per far sì che ciò accada, ovviamente è importante essere onesti, è importante includere solo persone nella tua vita che veramente vuoi che siano lì per te, che veramente vuoi includere in questo bellissimo viaggio di cambiamento e di crescita personale. E io credo che le persone che sostanzialmente si affiancano a determinate persone solo ed esclusivamente per cercare di skippare più livelli possibili, ok? Perché questa è l'ultima cosa di cui vi voglio parlare in questo video molto strano, che spero vi piaccia. È appunto la fretta. Molte persone non si accontentano di cambiare un livello alla volta. Sono a livello 20 e vogliono arrivare a livello 30 subito, senza passare attraverso quei 10 livelli che ci sono nel mezzo. E questo cosa provoca? Provoca letteralmente saltare degli step, saltare dei livelli, secondo me, nel grande gioco che è la vita, chi cerca di barare, chi cerca di saltare i livelli, poi si torna sempre catapultato indietro. E io questo lo vedo tutti i giorni, no? Per esempio, vi faccio un esempio. L'altro giorno ho fatto una meditazione dal vivo e questa ragazza mi ha chiesto: ma perché le fai gratuitamente? Cioè, perché i tuoi contenuti sono gratuiti su YouTube, su tutte le varie platform? E io dentro di me ho proprio pensato: perché non voglio skippare i livelli? Cioè, in questo momento della mia vita io sento che quello che sto facendo è giusto e sento che se per esempio io iniziassi a fare corsi a pagamento, non so come dire, ma sento che proprio non è la cosa giusta da fare in questo momento. Sento che arriverà un momento in cui avrò tutta una determinata serie di cose allineate per me che mi faranno sentire pronta, giusta, in voga di fare questa determinata cosa. In questo preciso momento della mia vita io voglio aiutare più persone possibile, ovviamente guadagnando dei soldi che mi permettano di vivere, ma senza farlo per i soldi, ok? E sento che se in questo momento io condividessi meditazioni a pagamento, cose a pagamento, non so come dire, ma sento che in un momento in cui io voglio costruire una fan base allargata, grande, eccetera, sarebbe come saltare dei livelli. E in questo momento non voglio saltare. In questo momento io voglio fare determinate. E vi faccio un esempio, questo vale anche per i social, no? Io sto avendo una crescita costante, e quindi proficua, però lenta, diciamo, ragionevole. Non sono quel tipo di persona che ha messo un video che è andato virale e da lì basta.
ha sbancato e ha fatto i soldi della vita. Sono una content creator che tutti i giorni crea tantissimi contenuti e piano piano va avanti. Non mi sono mai abbassata a compromessi per skippare i livelli, che fosse fare video con persone con le quali non ho feeling, che fosse uscire con persone con le quali alla fine non ho feeling, che fosse, non lo so, fare cose o trovarmi in situazioni nelle quali non credevo al 100%. Non ho mai fatto niente che, anche se sapevo che mi avrebbe portato una determinata hype e una determinata visibilità, ho sempre deciso di non farlo perché ho sempre deciso di mettere al primo posto il voler rispettare il livello in cui mi trovavo. E questo, secondo me, è sostanzialmente avere consapevolezza di se stessi a un livello veramente alto. Comunque, cioè, scusate, avete mai visto dei pancake così ciccioni? Cioè, raga, volete un tutorial sui pancake più buoni del mondo? Dai, Leonora. Buoni. Secondo me è giusto sapere le proprie. Bisogna avere consapevolezza di noi stessi. E dobbiamo avere consapevolezza di noi stessi in questo momento. Questo discorso dei livelli è molto complesso. Però fatemi sapere se volete dei consigli. In generale, quello che credo è che l'importanza di essere consapevoli della propria vita è veramente troppo grande. Dobbiamo imparare a costantemente cercare di essere consapevoli di quello che ci succede, ci è successo, senza vivere in maniera inattiva. E vivendo consapevolmente riuscirai a oltrepassare molti più... Allora lì sì che riuscirai ad andare velocemente attraverso questi livelli. Evolverai costantemente, perché se tu costantemente ti chiedi delle domande, ti dai delle risposte e cerchi di investigare sul perché ti senti in una determinata maniera, perché non ti senti così, perché fai una cosa, perché non la fai, eccetera eccetera, riuscirai veramente a oltrepassare tanti livelli e viaggiare con fluidità tra un momento della tua vita a quello successivo, perché cresci, cambi, capisci e ti evolvi nella versione migliore di te costantemente. Quindi in realtà è quasi che, per me prima i livelli duravano anni, invece sempre di più noto di passare al livello successivo in cui io mi sento cambiata, cresciuta, più consapevole, tutto, ogni 6 mesi, ogni 4 mesi massimo. Quindi il segreto per skippare i livelli, ma non skippandoli, vivendoli più velocemente, è essere consapevoli. Nella consapevolezza apprendiamo, nella consapevolezza cresciamo, ma soprattutto nella consapevolezza ci evolviamo sempre di più nella versione migliore di noi, che l'ho già detto 20 volte. Però è un po' il nocciolo di quello che io voglio portare sui social. E niente, io sono molto grata. Questo è un nuovo capitolo della mia vita, è un nuovo livello della mia vita, in cui sono stata approvata da YouTube per monetizzare. Quindi finalmente posso vederlo come un lavoro, e diventerà un lavoro. Quindi vi prometto di portare almeno 2 video a settimana. Ci proverò, non so se ci riuscirò, ma voglio riuscirci. E ci metterò tutta l'intenzione e il lavoro per farlo. E se non mi conoscete ancora, grazie mille di aver ascoltato fino a qua. Se già mi conoscete, grazie mille di aver ascoltato fino a qua. Iscrivetevi al mio canale, fatemi sapere se vi sono piaciuti, se vi è piaciuto questo tipo di video, e che magari che topic vorreste per una prossima colazione con Nora. E poi sicuramente vi farò anche dei video in cui vi porto nella mia routine, nelle mie skincare, nelle varie cose. Però sì, avevo voglia di un episodio chiacchiericcio a letto con voi. E niente, spero vi sia piaciuto. Un bacione.